Ben ritrovati a Storia. In questa puntata vi racconteremo dei progetti di autonomia portati avanti dall'Associazione Italiana Persone Down di Potenza. Progetti che hanno permesso a tanti ragazzi di trovare un posto di lavoro, ma non solo. Vediamo. Fabio ha 37 anni e da 13 lavora in Confindustria. Ci accoglie con entusiasmo nel suo ufficio e prima di parlarci del suo lavoro da buon padrone di casa ci offre un caffè. Tra un fax da inviare e documenti da consegnare ai colleghi ci spiega come si svolge la sua giornata tipo e soprattutto di come sia orgoglioso del suo lavoro. Io sono entrato il 2 luglio 2005, sono 13 anni che lavoro qui. Io ci tengo al mio lavoro, sono molto orgoglioso. Lui si occupa dell'archivio dei permessi sindacali e nomine sindacali delle aziende associate, fa i fax di varie comunicazioni. E prepara le sale quando ci sono riunioni, corsi. Fabio è una persona in gambissima, quando ci mette un po' a imparare cose più complicate, però una volta imparate non le dimentica più. Addirittura lui ricorda a me cose che io magari non ricordo bene, quindi ha una memoria fantastica. Ormai ci conosciamo proprio, basta guardarci negli occhi, ci capiamo all'istante. Quando sono in difficoltà o sono triste, lui mi tira su. Come Fabio, anche Paolo ha un lavoro ormai da 5 anni. Fa il cameriere in un ristopub del centro storico di Potenza. Ha 26 anni e vive ad Albano. Ogni giorno prende un autobus per raggiungere il capoluogo. In autonomia apre il locale e prepara la sala prima dell'arrivo dei clienti. Io vengo da Albano, ho 26 anni e viaggio con il pullman tutti i giorni, dal martedì al sabato. Paolo non è solo cameriere, ma socio della cooperativa che ha messo in piedi questa attività fondata da educatori e ragazzi con sindrome di Down. Una scelta coraggiosa sulla quale in pochi avrebbero scommesso e che dal 2013 è diventata realtà. Io sono sia cameriere che socio della cooperativa sociale. Mi occupo della sala, della gente, per servire, per ordinazioni e stare in contatto con la gente. Mi piace del mio lavoro stare con tutti quanti. Il corso di autonomia di Paolo e Fabio è stato seguito passo dopo passo dall'IPD di Potenza, che dal giugno 1993 offre supporto e ascolto a chi ha la sindrome di Down. Quest'anno festeggiamo i nostri 25 anni di attività, un traguardo veramente eccezionale per noi. A quanti ragazzi e ragazze voi con sindrome di Down date supporto e ascolto? Le famiglie che si avvicinano sono abbastanza. Pensate che solo qui nella provincia di Potenza, o meglio nella sezione di Potenza, siamo circa 47 soci. Mio figlio aveva appena 2 mesi quando siamo entrati a far parte di questa associazione. Devo dire che ho trovato conforto, tanta vicinanza e comprensione.
Non solo ascolto e comprensione, l'associazione di supporto alle famiglie anche per quanto riguarda controlli sanitari o problemi di integrazione. Mi hanno indirizzato verso Roma per quel che riguarda insomma, i controlli di mio figlio e poi quando è stato l'inserimento alla scuola dell'infanzia, l'inserimento della scuola elementare, insomma anche verso l'ambito scolastico, è stato un aiuto. Quanto è importante per te questa associazione? Tanto di una vita intera. È proprio per questo che stiamo combattendo per la vita indipendente. Il percorso di autonomia si basa su una metodologia particolare. I punti fondamentali della metodologia IPD sono un rapporto basato sulla verità con i ragazzi, il fatto di renderli protagonisti appieno delle loro scelte e di considerarli adulti, che può sembrare una cosa scontata, ma invece è la base proprio del percorso di autonomia in associazione. L'associazione è organizzata secondo tre progetti diversi, che sono stabili, che sono il Club dei ragazzi in gamba, che è dedicato ai ragazzi più piccoli che si avvicinano all'associazione, comunque in età adolescenziale. Poi ci si dedica alla parte di gestione del tempo libero, e quindi il progetto si chiama Agenzia del Tempo Libero. Infine la speranza, o meglio, quello a cui si deve arrivare è appunto un progetto basato invece sulla residenzialità, cioè arrivare prima o poi a gestire una casa ed avere una totale autonomia anche dalle famiglie. Qual è il traguardo più ambizioso che avete raggiunto come associazione? Beh, una cosa che anche a livello nazionale l'IPD ci ha riconosciuto è la capacità di aver formato diversi ragazzi e di averli inseriti nel mondo lavorativo. Siamo una delle poche sezioni in Italia che in percentuale ha fatto assumere più ragazzi nel mondo del lavoro. Il primo caso di inserimento lavorativo è stato con Fabio alla Confindustria. Lì abbiamo sperimentato un po' quello che poteva essere l'inserimento lavorativo. Dopodiché abbiamo affinato un po' quello che sono la metodologia di inserimento e successivamente abbiamo avuto altri nuovi assunti nel mondo della ristorazione. Hanno un contratto? Che tipo di contratto hanno? Hanno un contratto a tempo indeterminato. Sono una cameriera e faccio aiuti ai bambini. Lavori in una scuola? Sì. Quanti giorni a settimana lavori? 5 giorni, da lunedì a venerdì. Lavoro per essere grande, albergo di Potenza. E di cosa ti occupi? Mi occupo della gestione e faccio un po' di tutto. Ma ti piace questo lavoro? Beh, direi proprio di sì. E oltre che sull'autonomia, l'IPD lavora anche su progetti di residenzialità. Grazie alla Fondazione con il Sud a Potenza era stato dato avvio al progetto Le Chiavi di Casa, ma finiti i fondi per questi ragazzi è finito anche il sogno di poter sperimentare il proprio percorso di autonomia. Abbiamo avuto la possibilità di sperimentare questo tipo di attività avendo dei grossi risultati. Purtroppo finiti i fondi è finito anche il progetto e stiamo lavorando per cercare di recuperare altri fondi per avviare nuovamente questo percorso per i nostri ragazzi. Come funzionava questo progetto? Avete fittato una casa? Sì, fondamentalmente il grosso dei fondi erano destinati al fitto dell'appartamento e al costo degli operatori che dovevano affiancare i nostri ragazzi. Aveva portato già i primi frutti questo progetto? Sì, erano stati sperimentati dei weekend e quindi questo già ci avevano mostrato le capacità dei nostri ragazzi. Quando completano il percorso dell'autonomia, a fine stagione, intorno a luglio-agosto,
terminano il loro programma con una vacanza, e che ovviamente la vacanza non è proprio totalmente di riposo, perché devono sperimentare un po' quella che è la gestione della casa, quindi da fare la spesa, da cucinare, le pulizie, il divertimento, le scelte che devono essere condivise tra tutti loro. All'interno dei piccoli gruppi c'è sempre il volontario o i volontari, che hanno un ruolo fondamentale all'interno dell'associazione e che ci aiutano proprio nel rapporto con i ragazzi. Negli ultimi anni, in verità, abbiamo avuto grosse difficoltà a trovare nuovi volontari, quindi in questo caso cogliamo anche l'occasione per fare un piccolo appello per chi si vuole avvicinare all'associazione, viene a fare il volontario. Non c'è niente di complesso da fare, né ci vogliono grandi doti o qualità per poter fare il volontario, è molto semplice, basta venire con noi e divertirsi insieme a noi. Io sono Giusi, sono attualmente un'operatrice, ma volontaria da 10 anni presso l'associazione PD. Tramite la conoscenza di una mia cara amica mi ha parlato di questa associazione e così un po' per curiosità mi sono avvicinata. I ragazzi ti arricchiscono e ti insegnano tanto alla fine, sono loro che insegnano qualcosa a noi. La solidarietà tra di loro sicuramente che mi ha colpito molto, perché c'è un supporto spontaneo, dove c'era qualcuno che non arrivava, c'era l'altro che sosteneva e viceversa. Io credo che sia proprio necessario dedicare del tempo volontariamente agli altri, cioè una cosa proprio che ti educa all'altro, all'ascolto dell'altro, e quindi credo che sia proprio una cosa che andrebbe fatta per riuscire poi a gestire anche il resto della giornata e della vita in modo più equilibrato. Sì, è come se fosse un po' una messa a terra poi della realtà che spesso la quotidianità ci distrae, ecco, in questo senso, penso che sia proprio curativo sotto alcuni punti di vista. E oggi sono ancora tanti i luoghi comuni su chi ha la sindrome di Down. Si dice che questi ragazzi siano tutti uguali, sorridenti, affettuosi, ma non è così. Bisogna imparare a non guardare a metà questi ragazzi. Tutti hanno un po' questa visione dei ragazzi, di vederli con occhio diverso. Allora, quello che invece vogliono i nostri ragazzi è essere guardati per intero, per quello che sono. Sono persone e bisogna trattarli da persone. Quando mio figlio ha frequentato un centro estivo, là ho trovato alcune difficoltà. Operatori che, insomma, hanno un po' discriminato mio figlio, perché loro pretendevano una persona fissa verso mio figlio, non coinvolgendolo, insomma, abbastanza. E quindi ha dovuto ritirarlo? Sì, alla fine ho dovuto ritirarlo. L'associazione porta avanti i propri progetti grazie alla generosità delle persone. L'associazione fondamentalmente si sostiene con le donazioni, con le iniziative in piazza, e il 5 per 1000, che sappiamo che è un fondo destinato a tutte le associazioni, che insomma sempre grazie alla generosità delle persone. Approfitto per ringraziare tutti coloro che ci sostengono, perché effettivamente anche essendo una sezione piccola, in una provincia piccola, riusciamo a raggiungere dei grossi obiettivi. Una delle iniziative messe in campo per raccogliere fondi è lo spettacolo. Sì, è nata come iniziativa soprattutto per dar modo ai ragazzi di incontrarsi, di realizzare uno spettacolo e dar modo loro di
di utilizzare un altro canale per poter confrontarsi e andare avanti. Siamo riusciti a creare una bellissima rete. Devo dire che vari artisti, e soprattutto grazie a Tonino Centola, che ha creduto nel nostro progetto, ha fatto in modo che questo spettacolo ogni anno crescesse di qualità e crescesse soprattutto di risposta da parte degli amici che ci vengono a sostenere. Questo è il 10° anno che facciamo lo spettacolo, su questo c'è da fare un grande ringraziamento a tutti coloro che negli anni ci hanno aiutato. E ogni anno si sceglie un tema perché lo spettacolo diventa occasione per parlare con i ragazzi delle attività che facciamo sempre o di alcuni aspetti che riguardano la loro vita. C'è uno stereotipo che i ragazzi, perché hanno tutti la sindrome di Down, poi abbiamo tutte le stesse aspirazioni. Questo non è assolutamente vero, hanno tutto lo stesso carattere. Non è assolutamente vero. Per fortuna ognuno di loro è diverso dall'altro e ognuno di loro è una persona a sé. Questa cosa qui è l'obiettivo dello spettacolo di quest'anno. Diciamo. I ragazzi ci confidano a microfoni spenti, gli educatori avrebbero bisogno di una sede più grande per svolgere alcune attività, anche se gli ostacoli più grandi arrivano dall'esterno. Quello che manca è dei buoni servizi, diciamo così, soprattutto legato ai mezzi pubblici. Non sono sempre puntuali e questo mette in difficoltà molto spesso le nostre attività. I ragazzi non possono guidare una macchina e hanno bisogno di servizi pubblici per poter andare in giro. È capitato varie volte che c'è saltata un'attività perché non è arrivato l'autobus, perché è arrivato in ritardo. Dove stiamo andando, ragazzi? A 18 agosto, andiamo, dai! Oggi le sfide maggiori riguardano la vita adulta delle persone con sindrome di Down. Oltre il 60% di loro infatti sono adulte e va data risposta al bisogno di casa, lo dicevamo prima, di affetti e di occupazione. Si lavorerà sempre su questo perché purtroppo c'è un dato che stiamo analizzando anche a livello nazionale, che nascono sempre meno bambini con sindrome di Down. Quindi l'attenzione dell'associazione tutta è proprio rivolta alle persone adulte e soprattutto grazie anche alle cure mediche che ci sono state, nei miglioramenti che ci sono stati nel corso degli anni, hanno dato la possibilità di allungare la loro aspettativa di vita e quindi automaticamente dobbiamo lavorare anche sul discorso della vecchiaia e di quello che potrà essere la loro vita indipendente. Perché nascono sempre meno persone con sindrome di Down? Ci sono degli esami che vengono effettuati prima che il bambino nasca e quindi questo porta alla decisione dei genitori di portare a termine la gravidanza oppure no. Una vera ricerca scientifica sulle cause che determinano la sindrome di Down, siamo ancora in alto mare. Chi nasce con la sindrome di Down spesso si trova davanti a problemi che mettono in discussione il diritto di poter scegliere e vivere tutto al 100%. Intanto Paolo, Orazio, Eleonora, Elisabetta e Fabio continuano a sognare. Mi auguro che dopo la fidanzata. Da quanti anni siete fidanzati? Da 5 anni. Avete un sogno nel cassetto? Paolo, tu ce l'hai un sogno? Sì, va bene. Sicuramente quello di creare una famiglia della vita indipendente.
E noi speriamo che i loro sogni si possano realizzare presto, perché le persone con sindrome di Down sono prima di tutto persone. Ciao! Ciao! Ciao. E siamo arrivati alla fine della terza puntata, lo avete sentito, l'Associazione Italiana Persone Down di Potenza avrebbe bisogno di una sede più grande, ma soprattutto di una casa per portare avanti i propri progetti di autonomia. Speriamo che qualcuno si faccia avanti, magari fra i nostri telespettatori c'è chi ha la disponibilità di un appartamento che non usa. Vi ricordo il nostro indirizzo mail storie.lanuovatv@gmail.com. Arrivederci a domenica prossima.